Benvenuti ad una nuova puntata di 180 secondi di vini. Cosa degusteremo oggi? Andiamo a scoprirlo. Il vino di oggi è un Cagnolari Poderi Partinello di Alghero. Il Cagnolari è un vitigno che è arrivato in Sardegna con la dominazione aragonese circa nel 600 e ha trovato il clima ideale proprio nella parte settentrionale dell'isola, nella zona del comune di Sassari. La vinificazione di questo vino avviene tramite una macerazione di 10-12 giorni e poi successivo affinamento in acciaio. Adesso andiamo ad aprire la bottiglia. Iniziamo con la degustazione. Allora, il nostro Cagnolari. Il colore è quello tipico dato dal vitigno, quindi è un rosso rubino tendente al porpora, è un colore molto carico. Il vino è abbastanza denso, lo vediamo da come rotea nel calice. Adesso al naso. Al naso è un vino abbastanza complesso, è un vino fine. I riconoscimenti che possiamo fare sono di frutta rossa matura, con anche delle note fresche, note erbacee. Al gusto. È secco e abbastanza caldo. I tannini sono presenti, non sono molto lavorati per via del passaggio in acciaio, però neanche troppo aggressivi. Lascia una buona pulizia del palato. E anche una buona persistenza. Gli abbinamenti. È un vino del territorio del nord Sardegna, quindi lo abbiniamo anche ad antipasti fatti con salumi del luogo, piuttosto che a carni arrosto. Nel nostro caso, il mio abbinamento di oggi è quello proprio con un piatto super tipico della Sardegna, che è il porcetto arrosto contornato da foglie di mirto. Io anche per oggi ho concluso, vi aspetto alla prossima puntata di 180 secondi di vini, sempre su Live Taste TV. Un saluto da Federica. Ciao!